Beh, direi di sì, lo vedrete anche oggi, l'avete visto in conferenza stampa. Carlo ha cercato di, però deve ancora mangiare un sacco di panini, prima di arrivarmi dietro. Beh, lo vedo anche molto inglese, lo vedo anche in pandan con le scarpe. Ecco, sulle scarpe avrei, anche sulle scarpe avrei ancora qualcosina da dire, ma vabbè, per il resto sei fashion da morire. Sei avanti. Anni luce, anni luce, avanti anni luce. Dovrei però dire un'altra cosa, allargherei un po' il revers della giacca perché, ecco, sai, sono i dettagli che fanno la differenza, no? Come a MasterChef, e anche nei piatti sono i dettagli. No, non sono cattivo. No, beh, secondo voi un bolognese può mai essere cattivo? No, 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 no. Sono diventato sicuramente molto più esigente, sono diventato comunque molto più, non più duro, però sto cercando di tirare fuori davvero l'io delle persone, l'io di chi arriva in questo programma, perché comunque ricordiamoci, vince una persona solo e chi vince comunque diventa protagonista non solo del panorama gastronomico, ma anche in tutta un'altra serie di probabilmente di mestieri, perché ricordiamoci che MasterChef non solo diventi un cuoco, ma fanno anche altre cose. Abbiamo visto il dottore che è diventato un attore di teatro, abbiamo visto Spiros girare anche scene di film in India, abbiamo visto un sacco di altre cose che voglio dire, quindi questo è MasterChef, no? Non è solo una storia di cucina. Il pranzo di Natale è forse l'unico giorno dell'anno dove rigorosamente devi legarti alle tradizioni, ma come puoi non mangiare un piatto di tortellini, ma come non puoi mangiare un cotechino, ma uno zampone, cioè quello che comunque la storia gastronomica, poi tutto il resto va bene, va bene il vino, vanno bene i grandi vini italiani, qualche volta va bene anche lo champagne, il Bellavista, il Franciacorta, tutto quello che ci va dietro, però ricordiamoci alla fine sempre un amaro, no? Alla fine beviamoci un amaro, sapete quale bere, no? Ciao.